One Podcast. Il doodle di Radio Capital. Oggi 22 aprile è il compleanno di un attore anticonvenzionale e ribelle che è diventato un mito del cinema. Jack Nicholson. Wendy, sono a casa, amore. Wendy, non ce la faccio! Inquietante, misterioso, imprevedibile, esplosivo, istrionico. La critica cinematografica non ha risparmiato gli aggettivi per definire Jack Nicholson. E dire che fino a 32 anni l'attore del New Jersey stenta a trovare la sua strada a Hollywood. Ottiene qualche ruolo secondario che non lo soddisfa, scrive sceneggiature, sogna di fare il regista. Quando sta per abbandonare le speranze, arriva la svolta. Nel 1969 viene chiamato a far parte del cast di un film rivoluzionario, Easy Rider. Jack Nicholson è al suo primo ruolo importante. Interpreta un giovane avvocato che appare per non più di 20 minuti, ma tanto basta a rubare la scena ai due legittimi protagonisti, Dennis Hopper e Peter Fonda. Voglio dire che è difficile essere liberi quando ti comprano e ti vendono al mercato. E bada a non dire mai a nessuno che non è libero, perché allora quello si darà un grande affare a uccidere, a massacrare, per dimostrarti che lo è. Nicholson ottiene una candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista. Un vero e proprio trionfo. Da quel momento diventa l'immagine della nuova Hollywood, una generazione di giovani registi, attori e autori che rinnoverà completamente il cinema americano. Tutti i registi più importanti lo vogliono, da Roman Polanski a Martin Scorsese, da Michelangelo Antonioni a Stanley Kubrick. Si toglie anche lo sfizio di rifiutare un ruolo nel Padrino di Francis Ford Coppola. Il primo Oscar della sua carriera lo vince nel 1976 per Qualcuno volò sul nido del cuculo. 5 combattimenti, eh? Rocky Marciano ne ha fatti 40 ed è diventato miliardario. Poi Stanley Kubrick, nel 1980, gli regala un ruolo che entra nella mitologia del cinema, il Jack Torrance di Shining. Allora devo aprirla io la porta! Sono il lupo cattivo! Nicholson vince la concorrenza di Robert De Niro e Robin Williams, che Kubrick scarta perché non sufficientemente psicopatici. Nella sua lunga carriera, Jack Nicholson gira oltre 60 film e vince 3 Oscar, prima di ritirarsi dalle scene nel 2010. Una delle cose più stimolanti del mestiere di attore, ha raccontato, è che puoi esplorare te stesso. Scavi dentro di te, trovi qualcosa che hai in comune con il personaggio e lo butti fuori. Infinite cose da fare. E così poco tempo. Era il doodle di Radio Capital a cura di Maurizio Rossato ed Elisa Lancia.